19 anni il Francavilla vince il suo secondo campionato di eccellenza e ritorna nella massima serie dilettantistica, la Serie D, dopo un solo anno di purgatorio. Il club guidato dal patrono Antonio Cupparo batte per 3-1 il Brienza, sale in classifica a quota 71 ed allunga più 8 sulla seconda il Calcio San Cataldo sconfitto a Matera, una distanza ormai incolmabile a due sole giornate dalla fine. L'atmosfera festosa non disturba i sinnici che entrano in campo determinati e desiderosi di ottenere una vittoria importante. Lo stadio Fittipaldi è gremito di tifosi pronti a celebrare la vittoria di una squadra che ha dominato il torneo fin dalla prima giornata. Già al quinto Ektagoyen prova il tiro dal limite ma la palla sfiora la traversa. Due minuti dopo Falco, da posizione defilata, tenta un pallonetto che rimbalza più volte sulla parte superiore della traversa difesa dall'ex Di Vincenzo. Al dodicesimo Leonetti cerca di sbloccare il match da calcio piazzato ma il suo tiro sfiora il bersaglio. Tuttavia al quarto d'ora lo stesso attaccante riesce ad andare a segno sfruttando un'azione irresistibile di Falco dalla sinistra che gli serve un corso perfetto e di testa spinge in rete per l'1-0 del Francavilla. Il Brienza cerca subito di rispondere sul calcio d'angolo, Falanga prova la deviazione di testa ma la palla va fuori. Il ritmo cala e bisogna aspettare il 29esimo per vedere i padroni di casa recriminare per due episodi dubbi in area avversaria, entrambi non sanzionati dall'arbitro. Ma al 32esimo Falco realizza un gol spettacolare, prende la palla per verso l'area avversaria, evita due difensori e con un tiro a giro non dà scampo a Di Vincenzo e griffa il raddoppio. Ancora una volta gli ospiti rispondono prontamente, ma il tiro di Miglionico non trova la porta per poco. Il primo tempo si conclude con un tentativo di testa di Gavrila, parato a terra da Di Vincenzo. Nella ripresa il Brienza prova ad attaccare subito, ma il contropiede del Francavilla è micidiale, con Falco che al primo minuto si invola verso Di Vincenzo e lo batte con un magnifico pallonetto. L'attaccante viene festeggiato dai tifosi dopo il gol con una standing ovation mentre viene richiamato in panchina da Mister Lasic. Tra l'altro il tecnico era già stato il più giovane allenatore a soli 32 anni a vincere la massima divisione regionale ai tempi dello Sporting Villa d'Agri, adesso è il più vecchio allenatore a riuscire nell'impresa a 60 anni. Lo stesso tecnico decide di sostituire anche portiere Prisco facendo entrare De Carlo che al 12esimo viene subito messo alla prova da Margherita ma il suo tiro centrale viene parato dall'estremo difensore. I padroni di casa controllano il match, al 17esimo vanno vicini al poker con Pellegrini il cui tiro sul secondo palo esce di poco. Al 18esimo Gallardi ci prova in piena area ma De Carlo respinge prontamente. Al 26esimo il neo entrato Miele tenta una conclusione da ottima posizione ma Di Vincenzo risponde prontamente evitando il quarto gol. La partita sembra destinata a concludersi senza ulteriori sussulti fino agli ultimi minuti quando i burgentini cercano con insistenza il gol della bandiera prima con Brogna ma ancora De Carlo si oppone, poi con un calcio piazzato di volta al 47esimo e ancora il giovane portiere Pala. Infine un minuto dopo l'insistenza viene premiata con Gallardi che in area di rigore tira e la palla deviata da Brogna non lascia scampo a De Carlo che deve arrendersi per il 3-1 finale. Dopo il triplice fischio, i tifosi scendono in campo per festeggiare i propri beniamini per il ritorno in Serie D. Cristiano, calma, calma!